E siamo in aprile. Continuano alcuni cinema all'aperto, alcuni presentano anche la grande bellezza. Comunque il Festival di Perth, come vi avevo detto, conclude dopo tale padre, tale figlio, che adesso è a Giundalo, c'è solo al Somerville fino a domenica 13, Child's Pose, che ha avuto premio, è un film europeo, anzi romeno. È interessante sentire questa lingua leggendo i sottotitoli in inglese. È una storia di famiglia, il child in realtà è un figlio cresciuto e questa madre, ve la raccomando, mostra appunto ambienti che non conosciamo, ma possiamo forse in parte riconoscere e immaginare. Invece, parlando di teatro per bambini, il teatro di figura di Spare Parts, Puppet Theatre, a Fremantle dal 12 presenta Hachiko. Credo sia la storia di un cane, devo ancora vederlo, ve ne riparlerò. E vado a vedere, ma è solo venerdì e sabato 11 e 12, The Long Way Home. Lo fanno a His Majesty's in centro, ma viene da Sydney perché la compagnia teatrale si è messa d'accordo con la difesa australiana per mettere insieme in scena attori e soldati che raccontano storie dal fronte. E visto che fa vaghi cenni a soldati, un film molto ameno e movimentato, vi segnalo e vi raccomando Grand Budapest Hotel per un sacco di ragioni. E qui apre il 10 fino a domenica 12 il Cinema Luna, che è Art Deco, quello di Leederville, si trasforma in questo hotel Belle Époque, ci saranno proiezioni sulla facciata di sera, ma nella lobby che sarà trasformata appunto nel salone d'ingresso dell'albergo si può fare la registrazione, andare a consumare pasticcini, cocktail, pare ci sia anche una galleria. Non vedo l'ora di vedere questa sistemazione, ma il film l'ho visto ed è veramente qualcosa che merita. Passiamo alla musica perché WAAPA presenta chitarre e canzoni in una chiesa la sera del 9, un concerto gratis. Invece ci sono dal 9 all'11 in sede all'Accademia serate jazz con Vince Jones. In tournée in tutta Australia, continua dopo Melbourne, sta a Sydney e poi va altrove, finirà qui il 17, Helen Reddy, che pare sia stagionata ma ancora brava, e invece una tournée di film che ritorna ogni anno dal BANFF Centre, i film della montagna, adesso si trovano in Queensland perché sono dall'8 al 12 a Brisbane. Townsville il 30 aprile, Cairns 2 maggio e poi va in tutti gli altri stati, finirà a fine giugno, forse ne riparleremo. Per la nostra musica, cioè la nostra Symphony Orchestra, una novità, anche qui un concerto gratis alle 7 di sera di sabato, ma in quel di Northam per il centenario di Wesfarmers. Invece nella sede Perth Concert Hall, ma nella sala piano terreno Wardle, ci sono concerti per bambini, quelli che chiamano concerti sui cuscini, e sono, ve li dico un po' d'anticipo, il mattino di martedì 15 e mercoledì 16 e il 16 con Auslan, lingua australiana dei segni. E il linguaggio dei segni o dei gesti meriterebbe un discorso a parte, molto interessante quel siciliano, ma bisogna riprendere il discorso. Non gesti, ma mosse di ballo al Regal dal 10 al 20 Burn the Floor. Sapete che il teatro Regal è a Subiaco e a Subiaco vi ricordo il crash course e aggiungo per l'ultima settimana del Festival di Teatro Indipendente La Sirenetta, che ho visto e che questa ha un po' di movimento come danza. E se temevate di aver perso il tram Streetcar Named Desire, è prolungato con repliche fino all'11 e ci sono anche dei prolungamenti del Festival del Cinema Francese. Quindi aggiorno quanto vi ho detto e vi auguro una buona settimana.